Ciao ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video! Ed è arrivato anche questo momento ragazzi, un altro momento atteso, ma che dico attesissimo! Perché quest'oggi ragazzi, come promesso, essendo che nell'ultimo video di Talking Tom e Ben News abbiamo superato i 10.000 like, siamo arrivati tipo a 18.000, non mi ricordo, 17.000, quest'oggi, come promesso, andremo a scaricare Talking Tom Amici! Ma prima di iniziare ragazzi, volevo provarvi un'altra sfida. 10.000 mi piace anche sotto questo video. E prossimamente ragazzi farò uscire un video dove farò parlare Talking Tom e Talking Angela su due telefoni diversi, così vediamo che cosa si dicono. Iscrivetevi tutti quanti al canale, siamo sempre più vicini ai 400.000 iscritti. Ci siamo quasi, e guardate il video fino alla fine perché dobbiamo scoprire insieme tutte queste cose super misteriose. Quindi come al solito mettiamoci le cuffiette e andiamo. Allora, come al solito dobbiamo assolutamente andare prima a leggere le recensioni, perché bisogna prima un pochino documentarsi sulle esperienze anche degli altri utenti. Quindi scendiamo un pochino giù e leggiamo queste recensioni. La prima esce con una stella. Bene, proprio come iniziare al meglio. Max, leggi il mio commento, ti prego, non scaricarla. E se la vuoi scaricare, almeno fai attenzione. Oh mamma mia, iniziamo davvero malissimo. Le promesse sono promesse, io vi avevo promesso di scaricarla, voi non lo fate. Andiamo avanti. Ciao Max, so che stai leggendo questa recensione. Mio cugino di 6 anni ha installato il gioco e subito, aperto negli occhi di Angela e Ginger, si intravede un uomo inquietante con occhi spalancati. Poi Tom ha indicato una nuvoletta apparsa dal nulla con scritto I kill you. Cosa? La nuvoletta è durata pochi secondi, ma sono riuscito a fare uno screen per capire che cosa c'era scritto. Ma stiamo scherzando? Abbiamo letto abbastanza recensioni ragazzi, sappiamo che anche questa app è maledetta. Quindi direi che è arrivato il momento. Clicchiamo su installa. Abbiamo appena firmato per la nostra fine. Ok, eccola qui. Dobbiamo soltanto cliccare gioca, ragazzi. Lo faccio? Lo faccio, mi tiro indietro. Basta, ho deciso. Mi tiro indietro, me ne vado. Ma secondo voi posso mai tirarmi indietro, ragazzi? Ovvio che lo faccio. Andiamo subito a giocarci. Ed eccoci qua. Quando sei nato? Ale, mamma mia, guarda, mi mancava proprio questa schermata. Dobbiamo dire che siamo nati davvero da poco. Siamo dei piccolini pulcini pio. Ok, andiamo. 2018, vai. 2018, oh mio dio, signor Tom, che cosa stai facendo? Perché stai spingendo questa cassa con sopra una palla? Ciao Tom, mamma mia, ti vedo proprio contento quest'oggi. C'è come una specie di strano tutorial. Devo tipo tra... oddio, ok, posso prendere Tom. Ma a quanto pare qui ragazzi non mi hanno chiesto l'accesso al microfono. Forse è l'unica app di Tom dove non vogliono il mio microfono. Mi sembra strana questa cosa, ma è anche un'app più moderna, quindi potrebbero avere accesso al mio microfono anche senza consenso. Magari, che ne sai, hanno sviluppato qualche processo di hacking estremo. Vabbè, comunque avviciniamo Tom alla palla. Ok, ha iniziato a palleggiare. Che giocatore ragazzi, signor Tom, la rovesciata, addirittura lo chiamavano Cristiano Ronaldo della Tiburtina. Deve andare in bagno ragazzi, perfetto, allora mandiamolo in bagno. Ovviamente siamo a inizio gioco, non penso che già adesso ci siano cose strane. Vediamo un pochino negli occhi di Tom, ma da qui non si riesce a intravedere niente ragazzi, da qui non si riesce a intravedere niente. Quindi andiamo a mettere Tom dentro al gabinetto. Va a... è sbucato un'Angela! Angela, cosa stai facendo? Angela! Oddio, Angela è scappata. Angela, non fare la guardona, ragazzi. Oh mio dio. Ora dove devo andare? Ma... Allora. Qui il gioco mi vuole far spostare il nostro Tom verso di qua. Si è spostato! Volevo farvi vedere una cosa, perché mi sembrava di aver visto qualcosa all'interno dello specchio. Adesso starete vedendo la clip di prima, era magari rallentata. Ditemi se state vedendo qualcosa ragazzi. A me sembrava di vedere un qualcosa nello specchio, ma a malapena, forse mi sbaglio. Fatemi sapere nei commenti se avete visto qualcosa. Adesso però siamo costretti a continuare qua. Caro Tom, che devo fare? Un bagnetto? Vai, facciamoci il bagnetto. No, non vuoi fare il bagnetto. E vabbè, allora andiamo di qua. Guarda come flirta il signor Tom. Vai, avviciniamo Angela a Tom, fate le cose. No, povera Angela è caduta. Ok, addirittura, ciao. Si sono abbracciati. La riunione degli stalker qua, vedo, Allora, abbiamo sbloccato delle stelline, perfetto, non mi interessa. E adesso abbiamo un viaggio sull'autobus addirittura. Ma dove sono tutti gli altri amici? Ok, allora, siamo entrati all'interno di una specie di piazza strana.
Lì si mangia? Ok, siamo andati addirittura qua. Bene, un parco di figurine di Tom e Friends. Va bene, apriamo tutto, vediamoci le monete, vediamoci tutti i sacchi che ci sono possibili e immaginabili, ragazzi. Allora, per adesso l'unica cosa strana che ci è sembrata di vedere è stata all'interno di quello specchio, che a me sembrava di vedere qualcosa, non lo so. Va bene, apriamo queste figurine. Allora, clicchiamo su apri. Che vuoi, amici di Friends? Ok, caro Tom, sì, è proprio degli amici di Friends, tutti stalker, peggio di te, soprattutto Ben. Guardalo con quella faccia innocua. In realtà lui ti sbuca la notte mentre dormi dietro al letto. Vai, apriamo questa. Oh, Ginger, ma salve signor Ginger, buonasera. E adesso apriamo quella a sinistra. La coniglietta pazza, grandissima. Apriamo quella al centro. Raga, mi sono flashato oppure... Allora, forse ho visto per un secondo tipo una macchia di sangue. Se voi l'avete vista? Ora non c'è più, è sparita tipo subito. Ma a me sembrava di aver visto qualcosa di rosso che adesso non c'è più. E cos'è il rosso se non il sangue? Il ketchup. Eh no! Aia, 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 aia. Io non me l'aspettavo questa cosa, ma sapevo ci sarebbe stata. All'inizio non mi hanno chiesto il microfono per chiedertelo adesso, con un barbatrucco. Infatti eccolo qui, non riesco a sentirti. Ma lo sapevo, lo sapevo. Consenti. Ehi, Tom. Ehi, Tom. Ok, qua a quanto pare ripete le cose come le diciamo, ma dobbiamo chiedergli ovviamente qualcosa in inglese come facciamo sempre. Chiediamo qual è il suo killer preferito. Esatto, non amico preferito, killer preferito. Perché se è una persona buona, allora dirà: che killer? Non conosco nessun killer. Se invece veramente ne sa qualcosa, darà una risposta sicuramente più mirata. Hey Tom, what's your favorite killer? Ben! Ah! Ha detto Ben! L'ho sentito, ha detto Ben, ragazzi, ha detto Ben. Please, repeat. Ben. Oh no, l'ha ridetto! L'ha ridetto! Allora, quella è per forza. Fatti tiro un paio di sberle anche qua, te le tiro così non ti rialzi più. Ma chiudiamo sta roba, ho ottenuto. Mamma mia, grazie mille, va. Grazie mille, gentilissimo. Perfetto, abbiamo sbloccato anche una stellina. Il nostro amico Tom, ragazzi, adesso ha bisogno di dormire. Ma tu non andrai a dormire perché ho molte cose da fare con te. Forse si può cambiare personaggio. E infatti, ma per adesso abbiamo soltanto Angela e Tom. Forse ci voglio nascondere i più pericolosi. So che vorrebbe mangiare in tranquillità, ma secondo me c'è qualcosa qui attorno che potrebbe risultare abbastanza strana. Diamogli da mangiare, mangia un po' e vediamo se riusciamo a notare qualcosa. Magari nello sfondo, magari c'è qualcosa di strano che non ce ne siamo accorti. Vai, facciamogli mangiare la pizza. Ah, buona pizza, buona. Sa di sangue, di che cosa sa? È morto, forse era veleno, voleva darlo a qualche sua vittima. Andiamo un pochino dietro sullo sfondo, ragazzi. Allora ci sta un bel fiorellino, delle cose, una finestra e... Aspetta un attimo. Mi sembra di star vedendo qualcosa in quella finestra, ragazzi, mi sbaglio? Ma non è che qua in questa app ti spiano in modo alternativo e magari invece degli occhi? Visto che si sono resi conto che più o meno tutti avevano capito che spiavano dagli occhi, magari qui... C'è qualche metodo di spiaggia alternativo? Perché io là dentro vedo qualcosa nella finestra, ragazzi. Non vorrei dire stupidaggini, ma nella finestra vedo qualcosa. Sembra essere tipo Ben. Raga, non vorrei dire, ma mi sembra essere la faccia di Ben. Non è normale, raga. Mi sembra di vedere dei denti. Ma denti belli grossi. Magari, ragazzi, facciamo finta di niente. Magari è un'illusione, magari me lo sto immaginando io, magari è una cosa voluta. Ma non penso che ci sia un Ben così strano in modo voluto. Al massimo poteva essere tutto bello, carino e cuccioloso come i suoi amichetti, ma non lo è affatto. Oh, lì c'è di nuovo lo specchio, ragazzi. No, raga, adesso non c'è più niente. Secondo me, ragazzi, sbucano ogni tanto da parti diverse delle cose che servono per spiarti. Perché se sono sempre nello stesso posto e una persona capisce, magari non ci va più. Invece, secondo me, si alternano, perché quella roba che abbiamo visto prima nello specchio ora non c'è più. Magari se ve lo scaricate voi, non vi escono le cose negli stessi posti. E potrebbe, raga, è strana sta roba. È molto strana, ma secondo me gira. Secondo me è un buon ragionamento e potrebbe essere realmente così. Mi ha salutato? Mi sbaglio o mi ha salutato? Yes, I did, and I want to tell you something. Che vuole dirmi, raga? Avete capito che ha detto? Cioè, io gli ho detto, ma mi ha salutato? E lei ha detto, sì, l'ho fatto, e voglio dirti qualcosa. Che cavolo vuole dirmi? Oh, Angela, calmina. Ben, he's dangerous, stay away! E sei chiuso da solo!
Si è chiuso da solo! No, aspettate! Aspettate un attimo! Sì, tua madre è 5 euro! Mi sbaglio, ho detto Ben pericoloso, stanne lontano! Cioè, ho detto Ben is dangerous, stay away! È tipo un Ben maledetto in giro per queste case! Ragazzi, prima dalla finestra! Poi, sempre nella foto di Ben abbiamo visto del sangue! Oh mio Dio, è tutto calcolato. È Ben il problema, non è Tom, Angelo e tutti gli altri. Infatti Angelo ha provato a comunicarmelo. E casualmente Ben non è qui fra noi. Di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo. L'ho visto, questa volta l'ho visto ragazzi, perché ero proprio attento, stavo analizzando tutta la zona. Ed è riapparso di nuovo Ben nella finestra. Proprio quella lì ragazzi, proprio quella lì, la vedete bene. Ne sono sicuro al 1000%, questa volta l'ho visto ragazzi, questa volta non scappi. Questa volta Ben non scappi, cavolo, ti ho visto, ti ho sgamato. Ragazzi, è tornato Angelo, vuole dirci qualcosa sicuramente. Sto distruggendo la sanità mentale perché sto qui da un'ora, chi mangia, chi fa quello non ce la faccia più. Ma a quanto pare Angelo è tornato perché vuole avvisarci di qualche cosa strana. Why I help you? Che succede? Ha detto ho sognato che Ben ammazza Tom. Andiamo a cercare subito Tom. Dove cavolo è finito Tom? No raga, è sparito completamente Tom ragazzi. Dopo che ci ha detto sta roba Angela, Tom è sparito ragazzi, non c'è più traccia. Io non ne posso più ragazzi, stanno succedendo troppe cose. Ma se non ce ne posso più di più, abbiamo scoperto troppe cose. Abbiamo scoperto che Ben è il cuoio di tutto e che spia le persone poi ogni tanto, e che addirittura ammazza le persone. Ce lei dice di aver sognato Ben ammazzare Tom, ma Tom non c'è più davvero, quindi forse non era un sogno. Vabbè, vi ricordo 10.000 like per far parlare Angelo e Tom con due telefoni e vedere cosa ti dicono. Ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi, bye.